reale, degli schemi, delle icone astratte. Ma procediamo, adesso speriamo che venga, ecco sì, forse il protagonista più straordinario della fine del Settecento è questo inglese William Blake, che a dire il vero nasce un po' dopo, nasce nel 1757 ed è un personaggio molto modesto, anche povero. È un illustratore, ma nello stesso tempo fa delle incisioni per vivere e le tira nel numero per cui trova dei clienti. In realtà poi è un genio completo, perché è illustratore, incisore, è poeta, infatti la letteratura inglese lo annovera, lo mette nel proprio Olimpo. Se avete studiato letteratura inglese, avete studiato i Songs of Innocence e i Songs of Experience. Poi scrive i Prophetical Books, che sono testi tra il religioso e il filosofico, molto enigmatici, ma soprattutto come illustratore ci dà queste cose, e anche qui vedete che proprio non c'è nulla in comune con Sir Joshua Reynolds. Infatti una cosa divertente è che questo squattrinato eterno, questo che stentava a vivere, scrive in uno dei suoi appunti: ogni mattino quando mi sveglio lodo il cielo che mi ha fatto diverso da Sir Joshua Reynolds. Poi di Rembrandt diceva: per carità Rembrandt, ma quello dipinge con la merda, guardiamoci da Rembrandt, perché infatti lui fa queste l'iconismo, infatti tutta l'arte contemporanea respingerà l'impressionismo, che è un effetto post rembrandesco, ma tra poco vengo a parlarne. E allora vedete, qui c'è questo vecchione assolutamente stilizzato, figura iconica, che tiene schiacciato il povero Adamo. Chi è questo vecchione? Lui lo chiama, Blake ha un'enorme fantasia, si inventa dei nomi, lo chiama Urizen, che è un neologismo. Probabilmente vuol dire, anzi quasi sicuramente, è la trascrizione fonetica di Your Reason, è un attacco all'illuminismo, al secolo dei lumi, è una irrisione della ragione. Lui dice: ecco, guardate cos'è la vostra ragione, voi cari illuministi, da Cartesio, il Sussù, fino a Locke, metteteci anche Voltaire, ecco, caro Voltaire, ecco, guarda cos'è la tua ragione in cui voi credete. È un vecchione che ci assidera, che schiaccia, è il padre padrone. Infatti il vantaggio di questa applicazione su lunga scala del postmoderno è di ricorrere a delle ondate successive. Io qui vi sto parlando della prima ondata del postmoderno, che corrisponde alle prime scoperte, invenzioni dell'elettromagnetismo. Poi ci sarà invece un ritorno in forze del moderno. Questo complica maledettamente le cose, perché, ripeto, sarebbe bello pensare che muore un'epoca, muore il moderno e il giorno dopo tutti si svegliano che sono già contemporanei o postmoderni e non si parla più del moderno. Invece quello di Huxley e Blake, e poi vedremo ancora il caso di Turner, è quella che io chiamo l'alba del contemporaneo, o se preferite l'alba del postmoderno. Poi ci sarà una grande interruzione dove il moderno, dove Sir Joshua Reynolds troverà un mucchio di seguaci, oppure li trova Rembrandt, oppure li trova Rubens, eccetera, cioè tutti i grandi del moderno, e sono grandi per carità. Tutto quello che vi sto dicendo non è un giudizio di Dio in termini qualitativi, è solo un tentativo di sistemare le cose da un punto di vista storiografico. Quindi c'è un grande ritorno del moderno. Allora, Blake in realtà anticipa i due massimi autori della fase matura del postmoderno, quello che io chiamo l'estate o il mezzogiorno del postmoderno, e che magari negli Stati Uniti chiamerebbero modernismo, cioè i due pilastri che sono Einstein per le scienze e Freud per le scienze, scusate, fisico-matematiche, e Freud per le scienze umane. Se voi leggete gli appunti, i filosofemi di Blake, c'è l'anticipo di tutte le teorie freudiane. Questo è il padre padrone, è il superego che schiaccia le energie. Per fortuna, ecco, andiamo avanti, c'è anche la figura, quello è anche il dio padre. Ah, attenzione, perché Urizen, oltre ad avere questo valore di scherma, ecco, guardate che cos'è, che robaccia è la vostra ragione, è un dio crudele, il dio biblico, il dio padrone che ci schiaccia
che comprime le energie del sottosuolo, le energie dell'inconscio, l'immaginazione, eccetera. Da qui naturalmente si arriva a Leopardi. Leopardi è un seguace di Blake, anche perché forse Eurizen deriva da orizein, il verbo greco che, da cui orizzonte, che vuol dire limitare. Quindi Eurizen comunque è un principio che ci limita, ma per fortuna che c'è il Dio figlio, che viene chiamato, sempre dal fantasioso Blake, di nuovo con due neologismi, Los e Orc, che sono gli anagrammi dei due grandi principi energetici dell'universo. Los è l'anagramma di Sol, e il Sole è la grande fonte di energia, no? E Cor, cioè Orc, è l'anagramma di Cor, cioè quella fonte energetica che abbiamo dentro, dentro di noi. Bene, non insisto perché il tempo scorre via implacabile, vediamo dopo cosa arriva. Ah, ecco, però forse il punto culminante di questa alba, io ho scritto proprio un libro, l'alba del contemporaneo, che forse adesso chiamerei l'alba del postmoderno, ma insomma avete già capito che è una questione puramente terminologica. Probabilmente il numero uno, il personaggio, l'artista più epatante, diciamo, è il paesaggista William Turner, che viene dopo, viene già quasi una generazione dopo Fuseli, un po' meno rispetto a Blake. Poi accanto a Fuseli, se ci fosse tempo, vi potrei parlare di Goya, di David, del nostro Canova, che, a cui potrei applicare più o meno lo stesso metro, seppure con qualche, ovviamente con qualche forzatura, diciamolo pure. Ma poi viene Turner, che è un paesaggista straordinario. Attenzione, purtroppo lo si confonde sempre con John Constable, ma John Constable è del tutto dentro a una prospettiva moderna, cioè i suoi paesaggi sono tranquilli, prospettici, ben dettagliati, eccetera. Da Constable si arriva tranquillamente a Courbet e poi al massimo traguardo del moderno, assolutamente antitetico al contemporaneo, che è Claude Monet. Quindi questo è il percorso del moderno. Invece Turner è esplosivo, ma anche in senso nucleare, oserei dire. Guardate questo dipinto, che apparentemente vi si potrebbe contestare, si potrebbe dire, ma questo è un elogio dell'industrialismo che proprio in Inghilterra ha fatto passi da gigante. Infatti qui voi vedete la locomotiva, infatti uno, questo dipinto è chiamato con tre termini, vapore, velocità e pioggia. Quindi vapore, cioè, è una esaltazione del vapore acqueo ottenuto appunto col carbone, cioè l'energia termica che fa andare queste macchine che finalmente sono comparse in gloria, quindi quel lontano diciamo esempio di Gutenberg ormai è travolto da ben altre applicazioni. Quindi c'è la locomotiva e ci sono anche i binari. Uno potrebbe dire, ma caro Renato, qui la prospettiva resiste questi binari su cui corre il... mi pare che si veda tutto senza bene. Però vedete che questo treno sembra proprio che arranchi, che fugge davanti a che cosa? A un'esplosione atomica. Cosa c'è dietro? Un sole, un tramonto, chi lo può dire, ma quella è un'esplosione atomica, cioè questa energia di cui tutti gli uomini dell'alba del contemporaneo hanno un sicuro presentimento, è una energia smisurata che sfugge ai canoni moderni della fisica moderna, newtoniana, eccetera. Non è un incendio, non è un'alba, non è un tramonto, è appunto una immane esplosione energetica. Cioè io oso dire che Turner presente le esplosioni nucleari. Vedete, c'è questa fiammata che avanza e la povera locomotiva ha i giorni contatti, cioè, cerca di fuggire, ma noi capiamo che verrà travolta, perché questi artisti hanno già un'intuizione di una cosa che poi sarà solo Einstein a dimostrare. Certo, siamo a un'alba, a un anticipo e non a una dimostrazione assoluta. Hanno tutti l'intuizione che queste nuove entità, cioè l'energia elettrica, ha una velocità smisurata. Poi arriverà Einstein che le darà un numero, dirà che la luce, ovvero le onde elettromagnetiche, vanno alla velocità di 300.000 km al secondo, con una conseguenza,
che il contemporaneo o postmoderno, che dir si voglia, brucia le distanze, quindi c'è un abisso. Il moderno ha avuto il culto, da Leon Battista Alberti in avanti, fino all'età fotografica, ha avuto il culto delle distanze, che erano fondamentali, perché ricordate che la nostra civiltà occidentale è stata una civiltà di conquistatori, fondata sugli eserciti, sulle armi e sui mercanti. Noi andavamo a conquistare, come facevano, ci avevano insegnato questo mestiere i romani, no? Di cui ci facciamo tanto vanto. Qual era l'industria vera dell'Occidente? Era andare a occupare le terre altrui per portare via mezzi. I romani portavano via anche gli uomini, gli schiavi. I nostri si rivolgeranno alla carne nera, no, ai negri, faranno razzie di negri, perché la schiavitù sarà poco tollerata a partire da un certo momento. E perché le nostre armate o i nostri mercanti hanno battuto, per esempio, i cinesi, i giapponesi erano ancora in fase, diciamo, nella corsa? Perché perché il sistema prospettico mappava il territorio con estrema precisione. Quindi gli artisti moderni, attraverso l'uso della prospettiva, erano funzionari della cultura occidentale, avevano il compito di apprestare per mercanti e eserciti una mappatura del territorio molto più circostanziata di quella che apparteneva di cui erano capaci i cinesi, gli arabi, e questo ha permesso all'Occidente di diventare dominatore. Quindi c'è una correlazione tra una tecnica visiva, artistica se volete, e uno stato di civiltà, di espansione economica, militare e così via. Naturalmente tutto questo finisce nell'età elettronica, perché nell'età elettronica diventa ridicolo preoccuparsi, cioè se io fossi un pittore moderno e rappresentassi questa sala, dovrei scalare i corpi. Per esempio Licia Giaquinto qui torreggiante in primo piano, invece in lontananza delle sagome che via via si rimpiccioliscono, ma per un artista contemporaneo che ragiona all'altezza di una velocità di 300.000 km al secondo, voi capite che tutto questo diventa ridicolo, occuparsi della profondità spaziale. Ecco perché tra i canoni del contemporaneo, fin dalle prime apparizioni, poi via via nel maturare, c'è la cancellazione della prospettiva che non ha più senso, e quindi il culto delle distanze. Oggi le distanze sono insignificanti, si percorrono in un momento, poi adesso che c'è internet che brucia veramente tutti i sistemi elettronici che bruciano le distanze. Però, come già vi ho detto, c'è una grossa difficoltà. Procediamo. Giusto, no? No, siamo tornati. Che va nella prima fila. Sì. Ecco, esatto, perché purtroppo il moderno non è morto per niente, anzi il moderno rinasce, ed è anche giusto che rinasca, perché la rivoluzione industriale non ha nulla a che fare con l'elettromagnetismo, e bisogna distinguere. L'elettromagnetismo al momento è una speculazione, sono le rane di Galvani, la pila di volta, ma con la pila di volta non si accendono le lampadine, bisogna aspettare più di mezzo secolo, bisogna arrivare per esempio all'anello di Pacinotti oppure al telegrafo, eccetera. Al momento la corrente elettrica è una speculazione mentale, è diciamo una serie di simboli fisico-matematici e con il loro corrispettivo artistico, ma non è una tecnologia. E invece le macchine dominano, la grande rivoluzione industriale è tutta basata sul macchinismo e quindi è moderna, e la pittura ritorna al moderno. Questo è un dipinto famosissimo di Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo, concepito quando a Parigi c'erano le barricate del 1830, mi pare contro Filippo d'Orléans, però posso sbagliare, non ho ripassato la storia per venire a parlare qui con voi. Poi sapete che Parigi era il fulcro delle agitazioni, si può dire che c'erano barricate ogni decennio, no? Per tutto l'Ottocento, ogni 10-15 anni a Parigi si alzavano barricate, come ci ha insegnato anche Victor Hugo, se leggete I Miserabili. D'altra parte il nostro cuore per tutto l'Ottocento batte per la Francia, che è il paese
più avanzato, sempre è quello anche più generoso d'arte, di scrittori, eccetera. Bene, questo Delacroix non è contemporaneo, se era già, per carità, se è una questione cronologica ci sta dentro in pieno, quindi per carità, ha un concorso, i qui presenti non ne hanno più bisogno perché sono già stati tutti idoneati, Claudio a livello di prima fascia e Fabio Rinaldi a livello di seconda fascia, no, non so se ci sono altri in attesa. Uno studio su Delacroix si può perfettamente presentare per l'arte contemporanea, perché tutto quello che è 800 è il contenitore del contemporaneo. Ma se facciamo un discorso invece di pregnanza, diciamo così, Delacroix non è contemporaneo perché ritorna indietro tutte quelle caratteristiche che vi ho detto del contemporaneo, cioè il contemporaneo abolisce la prospettiva, deforma i corpi, cancella le distanze. No, questo è un dipinto correttissimo rubensiano o rembrandtiano che dir si voglia. Infatti Delacroix era un artista anche molto attento, ci ha lasciato dei diari molto scrupolosi, molto analitici, diceva che ammirava Rubens. Mentre il povero Blake diceva che Rubens e Rembrandt gli facevano schifo, e Rubens infatti esce, uscirà dalla prospettiva degli artisti contemporanei. Invece Delacroix ci crede, perché tutta la prima parte dell'Ottocento, potremmo dire dal 20 al 60-70, fin quando non compare Cézanne per esempio, e poi Gauguin, eccetera, è moderno, quindi, o neomoderno se volete dire, c'è il grande ritorno del moderno, e questo quindi imbroglia le carte, ma perché le serie storiografiche si intersecano, ripeto che termina una, comincia l'altra, si procede in senso alternato, e infatti io ho un, ecco procediamo pure, e vediamoci un tipico dipinto di Claude Monet. Claude Monet è certamente un artista grande, ripeto, le mie riflessioni non sono di ordine qualitativo, nessuno può togliere neanche un pollice alla grandezza di Monet, però collochiamolo giusto, è l'ultimo dei moderni. Monet non è contemporaneo per niente, da Monet non si arriva all'arte contemporanea, con buona pace di Marco Golgin che ce ne sta propinando impressionisti, in particolare Monet a larghe dosi, casomai si dovrebbero vedere Manet e Degas che sono molto più interessanti. È parafotografico, questo è un dipinto correttamente prospettico, non per nulla gli impressionisti sono nati nel 74 nello studio di Nadar, quindi tra fotografi e impressionisti c'era una specie di gara di emulazione, ma sulla base degli stessi principi. Magari si poteva preferire la mano di Monet allo scatto che allora di Nadar, che allora era molto condizionato da tempi lunghi, difficoltà tecniche, eccetera. Però erano sinergici i due fenomeni. E allora adesso arriviamo al contemporaneo, che infatti in genere si dice che il primo contemporaneo, ripeto, postmoderno, allora in questo caso io ci metto la qualifica stagionale o dell'ora, dico se Fuseli, Turner, eccetera, erano l'alba del postmoderno, con Cézanne entriamo nel meriggio o nell'estate del postmoderno, oppure lasciamo se negli Stati Uniti ci tengono, dicono pure che questo è modernismo. Dopo poi suderanno molte camicie per vedere dove questo modernismo in realtà si distacca dal postmodernismo, se non per ragioni quantitative, che infatti è un mio cavallo di battaglia, ma vediamo, forse no, il tempo passa, vediamo se ci arriviamo. Ma allora ragioniamo, questo è un dipinto sconvolgente che riuscite a capire solo se adottate, adesso non faccio per dire, non faccio per vantarmi, le mie categorie, le categorie che vi vengo proponendo, se no dovete dire quello che si dice normalmente. Cézanne nasce nel 39, in questo momento è un giovanotto, diciamo, senza arte né parte, che il padre nasce a Aix-en-Provence, quindi un provincialotto,
amico di Zola, però Zola è più furbo e più bravo di lui, va subito a Parigi, Cézanne deve lottare col padre che vorrebbe fare di lui un avvocato, chissà perché i padri vogliono sempre fare degli avvocati, no, si capisce benissimo perché sanno che sono professioni serie, borghesi, eccetera. Invece Cézanne è il grilli per il capo, vuole la gloria, vuole l'arte, ma ha le idee anche molto confuse, dicono, e va a Parigi, perché Parigi è, allora il verbo veniva da Parigi, e lì vede un dipinto importantissimo, quello di Édouard Manet, il Déjeuner sur l'herbe di Édouard Manet, su cui tanto ci sarebbe da dire, perché non è impressionista, Manet già scavalca.